guy, però oggi loro li sentivo particolarmente, erano bravi. Poi fate anche controvoce, insomma, vi impegnate. Scherzo, lo so, lo so. Bravo, pastore, si impegnano i tuoi coristi. Ok. Poi volevo salutare i ragazzi del Tour Giallo, perché voi non sapete, ma mi hanno mandato un video, l'avete visto su Facebook, l'ho messo stanotte, mi hanno mandato un video in cui nel tempo libero, quindi in cui si possono fare le unghie, chiacchierare, vanno i Silk e Pill a manetta, chi è che mi diceva, tu, Eli, il classico rumore del tempo libero al Tour Giallo, chissà cos'è, e il Silk e Pill, vabbè. Comunque, anziché farsi Silk e Pill, pensate, c'era un gruppo di ragazze che sull'iPhone si guardava la predica di sabato scorso, cioè non è fantastico? Io li adoro, vi adoro, siete fantastici. Ok, oggi parleremo di ubbidienza e sacrificio. Parleremo di ubbidienza o di sacrificio? Parliamo del fatto che Dio gradisce l'ubbidienza al sacrificio. E voglio parlarvi subito di un personaggio. Chi conosce Saul? Ti piace particolarmente Eli? Sì, Eli si è alzato 8 mani, gli piace Saul. Ok, Saul forse viene sempre visto come un personaggio un po' fallito in quello che ha fatto, no? Perché insomma ha fatto un po' di errori, poi mentre lui era re Dio addirittura aveva unto un altro re, insomma un po' brutta la storia. Però la verità è che Saul ha incominciato bene e forse ce lo scordiamo. Lui ha regnato, pensate, per 42 anni. Uno dice in 42 anni un po' di anni buoni li ha fatti, poi ho avuto qualche sbandata, però. Quali sono le particolarità di Saul e quando è che ha sbagliato? Lui ha fatto due grossi errori, legati tutti e due alla disubbidienza. Leggiamo il primo. Allora andiamo in prima Saul, giusto? Andiamo in prima Saul 13:18. Cosa? Solo due si sono accorti che non esiste, gli altri? Scusa, perché non è il nome del libro? Cioè, il personaggio è il nome del libro. C'è il libro di Esther, c'è il libro di Gedeone, no? Come no? C'è o no? È così? Ma che siete bravi, ma chi è che vi insegna queste cose? Che bravi. Ok. L'avete trovato? Prima Samuele 13:18. Giusto, che io mi imbroglio sempre. Ah no, infatti. Aspetta, lo leggiamo dopo quello. Prima Samuele 15:3. E io lo sapete, quando si tratta di numeri ci capisco più niente. Ah, ecco, vi devo spiegare un attimo qui cosa succede, perché è lungo il fatto, ve lo spiego un attimo. Cosa stava succedendo qua? Che Dio aveva detto a Samuele, prima di una guerra, devi voltare allo sterminio tutti gli amalechiti, perché non voglio ci sia più nulla di loro, neanche le bestie, niente, qualsiasi cosa respiri, perché vabbè era un popolo particolarmente malvagio, Dio non voleva che si tramandassero le loro tradizioni. Quindi niente, qualsiasi cosa che respira, sterminalo, ok? Saul cosa fa? Sconfigge gli amalechiti, ma lascia vivo il re e le bestie, gli animali, pensando di offrirli come sacrificio. E qui Samuele, che sapete era il sacerdote dell'epoca, lo sgama. Perché? Perché sapeva già cosa aveva combinato. Quindi va da lui, leggiamo da verso 13, Samuele allora si recò da Saul e Saul gli disse: benedetto sia tu dall'Eterno. Vabbè, la mia versione è sempre un po' arcaica, la cambierò, ve lo prometto.
è che non la leggo da qui, leggo dall'iPhone. Ma Samuele disse: cos'è dunque questo belar di pecore che mi giunge agli orecchi e questo muggir di buoi che sento? Perché Saul gli aveva detto: ho seguito l'ordine. E Samuele gli dice: allora cos'è questo rumore di bestie che sento, per farvela breve? Saul gli rispose: questi sono gli animali presi dagli Amalechiti, perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per farne dei sacrifici all'Eterno, il tuo Dio. Il resto però l'abbiamo votato allo sterminio. Allora Samuele disse: basta, sapete quando Samuele dice basta, basta, io ti annuncerò ciò che l'Eterno mi ha detto. Saul gli disse: sentiamo. Così Samuele disse: non è forse vero che quando eri, in pratica qui succede che Samuele gli dice: ti tolgo il regno, Dio ti toglie il regno e lo dà a un altro, va bene? Qui Saul ha cercato di nascondere quello che aveva fatto, sì, Samuele l'ha sgamato, sì. Cos'è che ha portato Saul a fare questo errore? E soprattutto, come ha iniziato? Questo è stato, sapete, il secondo errore di Saul. Io credo che lui, come vi dicevo prima, ha regnato per tanti anni bene. Poi cosa è successo? Ha iniziato a capire di avere potere e si è un po' insuperbito. E vi voglio leggere il primo errore che ha fatto. Trovate prima Samuele 13:8 questa volta. Trovato? 13:8. Ok, qui Samuele, prima, qui c'è un'altra battaglia contro i Filistei. E loro prima di ogni battaglia devono offrire un olocausto e avere la benedizione di Dio in questo. Per offrire l'olocausto doveva farlo il sacerdote, quindi Samuele. E Samuele gli dice: vai in questa città e aspettami lì 7 giorni, poi arriverò io e io offrirò l'olocausto, va bene? Qui erano passati 7 giorni, vendiamo dal verso 8. Egli aspettò 7 giorni secondo il tempo fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciava a disperdersi lontano da lui. Allora Saul disse: portatemi l'olocausto e i sacrifici di ringraziamento. Quindi offerse l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto quando arrivò Samuele. Tarao, lo sgama sempre, un tempismo. E Saul gli uscì incontro per salutarlo. Ma Samuele gli disse: cosa hai fatto? Saul rispose: quando ho visto che il popolo si disperdeva lontano da me, che tu non eri giunto nel giorno stabilito e che i Filistei si radunavano a Michmash, allora ho detto: i Filistei mi piomberanno addosso e io non ho ancora supplicato l'Eterno. Perciò, questa parte mi piace, perciò mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto. E qua Samuele di nuovo gli dice: ti tolgo di nuovo tutto, hai disubbidito di nuovo, eccetera, eccetera. Cos'è che stava succedendo? Succedeva che l'attesa ha iniziato a insinuare dei mormori nella testa di Saul, perché l'attesa dà spazio a tanti pensieri, giusto? Purtroppo negativi. L'attesa fa anche questo. Lui ha iniziato a insuperbirsi. E io lo capisco. O meglio, non lo biasimo. Per due motivi. Uno, perché capisco che, caspita, voi immaginate, c'erano questi qua, i Filistei alle calcagne. Il popolo che aveva paura. C'era chi iniziava a nascondersi nelle caverne. Chi iniziava ad abbandonare Saul perché non si fidava più di lui, chi iniziava a maledirlo, a maledire tutto, chi lo lasciava. E io capisco che sto poverino, va bene, l'orgoglio, quello che vuoi, però è andato un attimo in palla. Cioè, signore, qua stanno andando via tutti, ci sono i Filistei che ci vogliono uccidere, cosa facciamo? Vabbè, faccio io l'olocausto. E vabbè, ci sta. Il secondo motivo per cui non posso biasimarlo è perché in fondo è quello che facciamo noi. Oh, non è vero, io non lo farei mai. Sì, lo facciamo sempre, spesso. Quando Dio, quando chiediamo qualcosa a Dio, e Dio aspetta un attimino a risponderci, per X motivi.
Cosa facciamo noi in quei momenti? Voi lo aspettate, buoni buoni? Tutti santi. Io tante volte non aspetto, cosa faccio? Devo confessare che tante volte aiuto Dio ad aiutarmi. Giusto? Lo facciamo anche noi? Mi piace perché quando leggiamo la Bibbia, noi ogni volta diciamo, oh, ma sto Saul, ma quello che perdente, ha disubbidito, ha acceso il fuoco, e non ci immedesimiamo mai nei loro panni. Noi penso che non saremmo neanche andati in guerra, no, in guerra io no, preferisco stare su Face e giocare a Mortal Kombat sulla Play, ma dal vivo no. Quindi lo facciamo anche noi quando Dio ci sta rispondendo con calma, ok? Facendoci aspettare. E ci capita nell'attesa di trovare dei surrogati alla risposta di Dio. E diamo spazio anche noi ai mormorii nella testa. Iniziamo a pensare, perché Dio non mi ha risposto? Perché Dio non mi sta rispondendo? E cosa ho fatto? E Dio ha i figli preferiti? E non è vero che non ce li ha? E non gli importa più niente di me? O addirittura, ecco, Dio non esiste, non mi ha risposto. Non è giusto, mi faccio buddista, non è possibile, Dio non esiste. Vero? Solo io faccio, vabbè, io buddista no, perché ce li ho di canto, troppo comodo. Dai, non mi fate sentire sola, lo so che succede. Vabbè dai, a voi non vi succede mai, succede solo a me, a te a quel punto ti succede? Non mi stai sentendo. Mio marito non mi ascolta, stai twittando? Sta twittando lui, twitta le frasi belle. Sennò poi mi arrabbio, lo sai che mi arrabbio. Le frasi, cosa hai twittato finora? Bella, bravo amore, bravo. Ma l'ho detta io? L'ho detta io? L'ho detta io. Oh, forte, eh? A volte si dicono cose che... Vabbè, scherzo, lo so che l'ho detta io. Che stavo dicendo? Che stavo dicendo? Ragazzi, ho caldo pure io, non pensate. Cosa? Ah, ok. E quindi abbiamo preferito procurarci la nostra risposta da sola. E i mormorii iniziano. E quando i mormorii iniziano nella testa, i famosi flip, è difficile metterli a tacere. Ma voi immaginate se i flip, oltre a farli noi, ce li fanno anche le persone attorno a noi. Perché dico così? Perché in uno dei versi dice che il popolo iniziò a mormorare. Che significa? Quando leggiamo, cerchiamo di entrare nella storia, immaginiamo quali potevano essere i commenti del popolo verso Saul. E dai Saul, cosa stiamo aspettando? È una settimana che aspettiamo, ci sono i filistei, siamo nelle caverne, come dei lupi, cosa aspettiamo Saul? E poi dimmi una cosa, cosa c'entra Mosso Samuele? Chi è Mosso Samuele? Cioè, ma chi è questo? Chi è che viene a sporcarsi le mani di sangue con noi? Chi? Sei tu Saul, sei tu che devi accendere l'olocausto, non Samuele. E poi questo arriva pure in ritardo, arriva in ritardo. Stiamo aspettando da una settimana, Saul, dai, sei il re, fatti coraggio, accendilo tu questo altare, vedrai che Dio gradirà lo stesso, in fondo sei il nostro re. Chi c'è di più in alto di un re? Potevano essere questi i commenti? Pure peggio. Pensate che c'era gente che l'ha mollato là e se n'è andata. In una settimana... Se in una settimana si può creare il cielo e la terra, in una settimana il popolo di Israele ha potuto distruggere un popolo. Non l'ha fatto perché Saul ha voluto accontentarli e questo popolo sempre tutti l'accontentavano. Pensate che Dio, vi ricordate quando il popolo voleva un re e Dio non voleva darglielo? A un certo punto Dio ha voluto cedere, ha dovuto cedere al loro mormorii e gli ha dato un re. Immaginate quanto mormoravano. Qu-
quanto mormora, dall'Egitto che mormorano questi. Comunque Dio col popolo Israele ha avuto una pazienza, è stato buono perché li hanno preparati a noi, hanno preparato Dio a noi perché noi pure ne combiniamo, quindi e sono stati i nostri fratelli maggiori, no? I minori hanno la strada spianata perché già, ok, quindi hanno iniziato a mormorare e lui, questa pressione delle persone ha fatto sì che Saul cedesse a loro perché lui voleva piacere anche alle persone. Quindi lui ha preferito in questo caso, veramente quasi sempre, ha preferito piacere alle persone piuttosto che ubbidire a Dio. Chi vi ricorda? Quante volte tendiamo a piacere alle persone e omettiamo tante cose perché abbiamo paura di non piacere più, però stiamo disubbidendo Dio. Sapete che l'omissione in tanti casi è disubbidienza, in tanti, non sempre. Quante volte, vabbè, quanti dei vostri compagni di classe, questa domanda scotta, attenzione, quanti dei vostri compagni di classe o dei vostri colleghi sanno che non fate sesso prima del matrimonio? Oppure si spera che non lo facciate? Ve lo dico perché è la prima domanda che vi fanno. Ah, sei cristiana, ma puoi fare sesso? Ni. Non dovete dire ni. Dov'è la targhetta? Nessuno ha la targhetta. Oh mio Dio, state fornicando. Dov'è la targhetta? Non c'è nessuno, amore. Che disgrazia. Sapete che se non mettete la targhetta poi vi seducono? È vero. È come l'aglio per i vampiri. Voi quando vi seducono dovete sfoderare la targhetta. Ok. Abbiamo fatto una targhetta per la castità, per chi non lo sapesse. Ok. Quante volte ci vergogniamo di dire che siamo cristiani, che crediamo in tanti valori, che portiamo la merce indietro se la commessa ce ne ha messa uno in più nella busta? Dipende cos'è. Lo facciamo? Se ci mette una maglia in più nella busta la portiamo indietro? Io porto indietro pure 10 centesimi, che mi guardo e dico, ma tu non sei cristiana, sei fessa però, cioè, dico sì. Vabbè, una questione di integrità. Quante volte omettiamo perché vogliamo piacere agli altri? Come il popolo di Israele voleva piacere agli altri. Sapete quando, questa è un'altra predica, però, così, una parentesi. Sapete quando ha chiesto il re a Dio, a Samuele, cosa gli ha detto? Vogliamo un re perché vogliamo essere come gli altri popoli. Volevano essere come gli altri. E anche se Dio aveva il meglio per loro, loro volevano essere come gli altri. Quante volte presi dalla pressione di quello che credono, di quelli che dicono, omettiamo o diciamo altre cose e scegliamo di ubbidire alle loro pressioni piuttosto che ubbidire a Dio? Tante. E certo che non va bene, perché al compagno di classe non va bene, alla fidanzata forse non va bene e al fidanzato sicuramente non va bene. Lasciatelo. Se non va bene al fidanzato, lasciatelo, sentite la zia. Ok? Ve lo dico sempre. E potrei, vabbè, fare tanti esempi su questo tipo di pressioni, però non voglio parlare adesso degli amalechiti incirconcisi. Di un'altra cosa, dell'ubbidienza. E basta. A volte facciamo tante cose per piacere agli altri. O lo fa perché così gli altri pensano che sono bravo, o perché pensano che sono carino, insomma. Puoi farlo per tanti motivi, però se la motivazione non è l'ubbidienza a Dio, comunque è una disubbidienza, comunque una motivazione sbagliata. Perché lo fai per piacere agli altri, non per piacere a Dio. Io lo faccio perché mi piace pulire i bagni di Dio. Ok? E quindi la pressione può farci disubbidire. Quali altri possono essere le motivazioni? Mio marito oggi ha messo la sveglia a 30 minuti dall'inizio della predica, quindi se sentite suonare è lui. Si sono gonfiati i capelli? Ok, allora è presto ancora.
non li vedo, quindi se mi fanno cenno non li vedo, sono giustificato. Shh, non ti vedo, non ti guardo, non te guardo. C'è un altro motivo che ha portato Saulo a disubbidire. L'orgoglio. E vabbè, questo è palese. Lui voleva dimostrare a tutti che lui era il re. Non voleva solo dimostrarlo, lui voleva ostentarlo. E questo è un discorso molto delicato, perché a volte si serve Dio, si fa qualcosa per Dio, credendo di stare servendo Dio, ma in realtà lo stiamo facendo per realizzare noi stessi. Ed è molto sottile, davvero. Bisogna riflettere per capire se è così. E non è cattiveria, davvero non è cattiveria, perché dietro questa ostentazione solitamente c'è insicurezza, o solitamente c'è ingenuità, a volte c'è ingenuità, però il rischio è questo. Tant'è che se voi leggete, anzi lo leggiamo perché è un po' il verso chiave, al verso, capitolo 15, verso 21. Che è successo? Chi ha una Bibbia in un'altra versione che non sia la Diodati del 400 avanti Cristo? Beh, però potete pure regalarmi un'altra Bibbia colorata che non sia la Diodati, no? In fondo serve a voi, che non vi leggo. La prossima volta dall'iPhone. 15, 21, no, ho sbagliato, scusate. Allora, primo Samuele, 15, 21, non è difficile. Qui Saul si stava giustificando e stava dicendo a Samuele: il popolo ha preso fra il bottino delle pecore e dei buoi come primizia di ciò che doveva essere sterminato, per farne dei sacrifici al Signore, al tuo Dio. Qui Saul non aveva neanche il coraggio di dire al mio Dio, perché sapeva benissimo che aveva sbagliato. E dice a Samuele: al tuo Dio. Samuele disse: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No. L'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale molto più che il grasso dei montoni. L'ubbidire, grazie. L'ubbidire vale più del sacrificio. E perché dico questo? Perché è importante capirlo, sapete? Perché a volte noi ci sforziamo. E ci sforziamo tanto, e l'abbiamo detto tante volte, che il 90% delle cose che si fanno Dio non ce l'ha chiesta, però ci sforziamo e lavoriamo, facciamo un esempio, lavoriamo dalla mattina alla sera, non facciamo vacanze per lavorare, trascuriamo la famiglia, trascuriamo le amicizie, il rapporto con Dio stesso, perché pensiamo che dobbiamo offrire a Dio. E facciamo tutti questi sacrifici, e sono dei sacrifici, grossi anche. E poi un giorno andremo davanti a Dio, come è andato Saul davanti a Samuele, e Dio ci dice: ma chi te l'ha chiesto? Chi te l'ha chiesto? Io volevo che invece andavi al turgiallo. Volevo che mi servivi pulendo i bagni della chiesa. Non volevo quello che mi hai offerto. È stato un sacrificio sbagliato che non ho gradito. Il sacrificio che Dio vuole è l'ubbidienza, niente di più. Oppure andiamo al turgiallo e lì ci alziamo alle 7, andiamo a dormire all'1, e i balli di gruppo, e il fuoco, e gli scarafaggi, e la sabbia. Per chi non è abituato è estenuante, ragazzi, però si fa. E si fa, e lo fai, vai al turgiallo e poi torni e canti, balli, predichi, testimoni, ti autopreghi, ti fai l'appello, fai l'offerta, fai tutto. E poi un giorno vai da Dio. E lui ti dice: bravo,
ti sei ammazzato di lavoro, ma chi te l'ha chiesto? Chi te l'ha chiesto? Io ti ho chiesto una cosa, laureati. Ti ho chiesto una cosa, sii di esempio al lavoro. L'ubbidienza vale più del sacrificio. E oggi ve lo dirò fin quando non lo vomiterete. Uscirete vomitando l'ubbidienza. Basta. Vale più del sacrificio. Che stavo dicendo? Non devo fare più gli esempi che mi scordo. Ecco, perché dico, quindi stai dicendo che devo andare a studiare, che devo studiare e basta. Per servire Dio devo studiare e basta, o devo lavorare e basta. Mai detto, ciccio. Dove sei andato? Ciao, Pastore Giulino, ti vogliamo bene. Mai detto. Dico solo che però per Dio è più importante questo tipo di ubbidienza. Perché lo dico? Perché sapete che noi non facciamo mai niente che vada contro la parola di Dio, giusto? Se la Bibbia dice onora tuo padre e tua madre, rispettali, non far arrabbiare i tuoi genitori, e tu vai male a scuola, i tuoi genitori si arrabbiano? Sì. Se non dai neanche un esame per 20 anni, i tuoi genitori si arrabbiano? Sì. Quindi stai ubbidendo alla parola di Dio? No. Quindi quello che stai facendo è in ubbidienza con Dio? No. Rispondete anche voi. Non abbiate paura. Vi metto 2 stelline se rispondete. Una stellina a chi risponde. No. E quindi non ci vuole tanto a capire se sto facendo la volontà di Dio o no, se sto ubbidendo o no. Perché se io trasgredisco questi comandamenti, automaticamente il resto è un sacrificio inutile. Inutile. Lo stesso al lavoro. Se dico che sono figlio di Dio e poi sono una schiappa, ma figlio di che? Figlio del trota. Quale figlio di Dio? Fai un guaio dopo l'altro, tratti male tutti, ti fai licenziare, poi riassumere, poi licenziare, poi riassumere perché hai rubato il costume. È la settimana che sono successe alcune cose. Ok, quindi se non sei questo tipo di testimonianza al lavoro, stai ubbidendo a quello che dice la parola di Dio? Di essere un esempio, di essere integro. Stai ubbidendo, sì o no? 2 stelline, bravi. Non sto ubbidendo, quindi il resto può essere gradito a Dio? Non sto dicendo che bisogna solo lavorare o studiare, dico solo che se queste cose non sono a posto nella nostra vita, se non sto ubbidendo in queste cose come prima cosa, non posso fare le altre cose, mi risulta difficile. Non è di esempio, ok? Quindi, e parlavo dell'orgoglio di Saul. E quindi cos'è che preferisce Dio? Cosa? No. A cosa? Al sacrificio. Bravo amore, hai studiato. Pure tu Miri. Una stellina anche a te. Mia sorella e mio marito. Vedete che figure mi fate fare. Ok, Dio preferisce l'ubbidienza al sacrificio. E ci sono volte in cui davvero non capiremo perché Dio ci chiede di ubbidire. Ce ne saranno. Ce ne saranno. Sapete una cosa? Dio, cioè no Dio, la Bibbia, non dice il motivo per cui Samuele ha fatto aspettare Saul e il popolo 1 settimana. Lo dice la Bibbia? No. Lui dice, vabbè, dice quello che vuoi, tanto non la leggo la Bibbia, che ne so. Reagite! E dai che siamo ad agosto, va tutto bene. C'è pure il temporale fuori. Peccato che il temporale c'è fuori che dentro si muore di caldo. Sta dinamica non l'ho capita. Vabbè. Suonata la sveglia? Hai messo la vibrazione? Si sono gonfiati i capelli? No, e t'ho fregato. Che stavo dicendo? Oggi mi perdo. Ma cosa ho mangiato a pranzo? Che... il kebab, dovevo mangiare pesce, vedi, mi serve il fosforo. Ok, non capiremo perché. E non dice il motivo per cui 1 settimana. Sapete qual era il motivo? Tra le righe si legge.
Ve lo dico io, Saul aveva già fatto un errore. E Samuele voleva vedere, voleva mettere alla prova Saul. Quindi è arrivato al limite della settimana. È arrivato proprio pelo. Infatti ha disubbidito. Voleva semplicemente sapere se lui avrebbe ubbidito. E ci saranno volte in cui non capiremo per nessun motivo perché Dio ci sta chiedendo di ubbidire. Il problema è che noi in quel momento forse non vediamo le conseguenze, forse non vediamo quello che Dio ha preparato per noi e vogliamo disubbidire a tutti i costi. Però qui le conseguenze noi le leggiamo perché abbiamo il seguito della storia. Il seguito della storia è che Saul ha perso la corona. E la cosa peggiore non è questa. C'è una curiosità che per quella disubbidienza di lasciare vivo quel re, dopo secoli e secoli c'è stata una persona della discendenza di quel re che ha minacciato di sterminare tutto il popolo di Israele. Dopo secoli e secoli, la conseguenza di quel peccato si stava. Quindi, anche quando non vedi la motivazione dell'ubbidienza, di quello che Dio ti sta chiedendo, fidati, perché fidati che Lui ha l'occhio più lungo del tuo. Ci credi? E soprattutto lui vede il resto della storia. Noi no, purtroppo. Ora, prima voglio leggervi una storia. Che vi dico la verità, quando l'hanno raccontata a me, ci sono rimasta malissimo, perché me l'hanno raccontata male. E non avevo un finale bello. Che poi me l'hanno raccontata, non vi dico chi me l'ha raccontata, però me l'hanno raccontata in preghiera. Tipo che io stavo attraversando un periodo in cui dovevo obbedire e basta, senza capire. Questa persona mi fa, ti racconto una storia. E poi finisce malissimo. Scusa, ma che storia di incoraggiamento è, che sono più depressa di prima? Vabbè, non vi dico chi è la persona. Andiamo avanti. Tieni la testa bassa. Ora, non ti vergognare, io lo so che hai la memoria corta. Comunque, io vi racconto la versione vera. Però dai, mi ha incoraggiato. Poi alla fine del gospel posso dire come me l'hai detta tu. Ti prego. No. Vabbè, un giorno, quando non c'è, quando va a predicare a qualche parte ve la dico. Si racconta di un uomo che mentre dormiva nella sua casetta, improvvisamente una luce illuminò la stanza e gli apparve la figura di Gesù. Il Signore gli disse che aveva un compito per lui e gli indicò un grande masso. Gli spiegò che doveva spingere l'enorme pietra con tutte le sue forze. L'uomo, giorno dopo giorno, fece quello che il Signore gli aveva chiesto. Per molti anni, dal levarsi dal sol fino al tramonto, l'uomo spinse la fredda pietra con tutte le sue forze, ma questa non si muoveva. Tutte le notti l'uomo ritornava alla sua casetta molto stanco e triste perché tutti i suoi sforzi erano vani. Appena l'uomo cominciò a sentirsi frustrato, Satana decise di approfittarne e portò vari pensieri alla sua mente. Sentite cosa gli disse. Stai spingendo questo enorme masso da tantissimo tempo ormai. Ma non si è mosso nemmeno un millimetro. Diede all'uomo l'impressione che il compito che gli era stato affidato era impossibile da realizzare e che lui era un fallito. Questi pensieri incrementarono il suo senso di frustrazione e delusione. Satana poi aggiunse, c'è bisogno di sforzarti tutto il giorno in questo compito impossibile? Fai solo il minimo sforzo e sarà sufficiente. L'uomo pensò di mettere in pratica i consigli di Satana, ma prima
decise di rivolgersi in preghiera al Signore e confessargli i suoi sentimenti. «Signore, ho lavorato duramente per molto tempo al tuo servizio. Ho usato tutta la mia forza per ottenere quello che mi hai chiesto, ma fino ad oggi non sono riuscito a smuovere la pietra nemmeno di un millimetro. Mi sento un fallito». Il Signore gli rispose con compassione: «Caro figlio, quando ti ho chiesto di servirmi e tu hai accettato, io ti ho detto che il tuo compito sarebbe stato quello di spingere il grosso masso con tutte le tue forze. E tu l'hai fatto. Non ti ho mai detto che mi aspettavo che lo spostassi. Il tuo compito era solo quello di spingere. Ora vieni a me, senza forza, a dirmi che ti senti un fallito, ma in realtà non sei venuto meno al tuo compito. E inoltre guardati, le tue braccia ora sono forti, sono muscolose, la tua schiena è forte e abbronzata, le tue mani piene di calli per la costante pressione, le tue gambe sono divenute dure. Nonostante l'avversità sei cresciuto molto ed ora le tue abilità sono maggiori di quelle che avevi una volta. Certo, non hai mosso la pietra, ma il tuo dovere era quello di essere obbediente e spingere per esercitare la tua fede in me». Ora sarò io a spostare la pietra. Alzatevi. Quello che Dio oggi ci sta chiedendo non è di spostare le pietre, non è di spostare le montagne. Lui oggi ci sta chiedendo di spingere. Anche quando non capirai. Io so che ci sono momenti in cui non capirai. So che ti sembrerà inutile e senza senso spingere una pietra, spingere un masso. E so che ci sarà ancora meno senso quando vedrai che non si sposta nemmeno di un millimetro. E io so che ti sentirai un fallito. So che penserai che te lo sei inventato. E so che farai altre cose per sentirti meglio. Ma oggi ti dico, non offrire a Dio sacrifici inutili. Lui ti sta chiedendo una cosa, niente di più semplice: ubbidienza. E prima, quando ero lì, che adoravo Dio e guardavo le luci, le americane, questo palco lunghissimo, così bello, tutti questi strumenti, ho quasi realizzato dov'ero. E dicevo, caspita Dio, ma come ci sono arrivata qua? Cos'è successo? E davvero ho fatto questa riflessione. Non che non ci avessi mai pensato, ma è stato come se Dio mi avesse fatto guardare indietro, mi avesse fatto vedere, guarda dove sei. E io gli ho chiesto, ma perché io? Perché qui? E lui mi ha detto, per un motivo. Uno, mi hai ubbidito. Per un motivo tu sei qua, non perché sono brava, non perché me lo merito. Ci sarebbero potuti essere tanti altri, sì, ma per un motivo, perché hai ubbidito passo dopo passo a quello che ti ho detto, a quello che ti piaceva, a quello che non ti piaceva. Tu hai ubbidito e oggi il mio invito non è di offrire sacrifici assurdi, offrire cose magnifiche che forse più in là offrirai, ma non ora. Ora ubbidisci e vi invito a chiudere i vostri occhi.
davvero sento che stasera c'è tanta gente con grosse frustrazioni nel cuore, grosse, con grossi pesi nel cuore. C'è gente che oggi si chiede se sta facendo la cosa giusta, si chiede se non ha sbagliato tutto, ha dei rimpianti, ha dei rancori, non vede e non vede risposta, non vede niente cambiare attorno a sé. E tu pensi che Dio sia lontano, pensi che non ci sia il favore di Dio su di te. Ma oggi Dio ti vuole incoraggiare. Vuole dirti: stai tranquillo, stai tranquillo. Non importa se non vedi. Non importa. Tu continua a spingere, continua a spingere. Continua a ubbidire e dopo vedrai. Ci sono volte in cui non vedi mentre ubbidisci, vedi dopo. Ma quando, anche quando Dio ti chiede di ubbidire senza motivo, sta rafforzando le tue braccia, sta rafforzando la tua schiena, sta rinforzando il tuo carattere, sta formando un ministro, una persona migliore, una persona che parlerà di Lui, una persona che ha il coraggio di parlare di Lui, una persona che può affrontare qualsiasi cosa. Quindi oggi stringi i tuoi occhi più che puoi e fidati, fidati di Lui. Fidati di Lui.